La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica da sempre rappresenta una vetrina internazionale che permette la conoscenza e la diffusione del cinema in tutte le sue espressioni. Dall'arte allo spettacolo all'industria, è così in grado di coniugare i diversi aspetti dell'entertainment cinematografico. Giunta alla 78esima edizione tra red carpet e ospiti del Jet Set nazionale ed internazionale, il Festival del Cinema di Venezia rappresenta anche un prezioso momento di riflessione e come nella conferenza stampa intitolata Storia e Identità nel Cinema, organizzata da Marcello Zeppi, presidente del Montecatini International Short Film Festival. Presidente Zeppi, intanto ben trovato. Siamo nella splendida location di Venezia per parlare di due realtà che sono diventate patrimonio dell'UNESCO, Padova e Montecatini Terme. È così? È così, Eleonora, ma il principio fondamentale di un risultato così straordinario è la bellezza. Allora, io ricordo che quando hai detto ci siamo trovati, io veramente vorrei dire ritrovati, perché l'ultima volta che ci siamo trovati in bene, insieme, voglio dire bene nell'ambiente del cinema, eravamo a Cannes, altro scenario straordinario dove si vede il mare sulla nostra sinistra, e lì eravamo nella splendida Côte d'Azur. E quindi ecco, questa unione tra questi festival e Montecatini si fonda proprio sull'acqua. E l'acqua è un elemento vitale, un elemento fondamentale, unisce queste due straordinarie città. Io sono felice e anche onorato di condividere un valore così importante, di essere patrimonio UNESCO insieme a Padova, città straordinaria. Abbiamo visto quanto sia stata impattante l'emergenza pandemica e di quanto invece sia necessaria anche ricostruire una nuova narrazione attraverso il territorio. È così? È perfettamente così, Eleonora, e tra l'altro dico che noi abbiamo fondato la nostra reputazione del cinema italiano nel mondo raccontando il reale, il quotidiano. Mi viene in mente il neorealismo, no? E oggi io ho fondato questa scommessa di questo network internazionale che il festival sta creando in tutto il mondo proprio su questo concetto. Sono certo che il cinema identitario sarà un nuovo elemento per valorizzare il nostro paese. Sono convinto che la nuova narrazione è quello che a noi ci serve per raccontare le nostre straordinarie bellezze. Meglio se queste nascono dal territorio, perché tutti vanno alla ricerca di location, no? Noi invece andiamo alla ricerca della identità autoctona, per cui noi siamo certi che raccontando l'originalità di un territorio siamo non solo originali, unici, e credo che questo farà ripartire il nostro paese. A Montecatini. Vai. La realtà di Montecatini è infatti sede di uno dei festival del cinema indipendente più antico d'Italia e nella sua lunga tradizione ha ottenuto importanti riconoscimenti come il patrocinio della Presidenza della Repubblica e dal Ministero per i beni e le attività culturali, che l'ha definita un'iniziativa di interesse culturale nazionale e negli anni ne ha confermato il successo anche oltre confine. Il Grand Hotel Excelsior del Lido di Venezia diventa così l'ambientazione perfetta per parlare di un luogo di eccellenza del cinema come Montecatini e da questo 2021 anche città patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ne abbiamo parlato con Laura Villani, direttore artistico Bio & Arts, architetto e curatore di Museum on Stage, spettacolo e musica contemporanea, e Eugenio Ferrari, presidente di Assoreti PMI. Dottoressa Villani, ad oggi entertainment cosa significa? Ma io quello che posso dire è che questo progetto Bio & Arts nasce proprio dalla consapevolezza di tutti questi cambiamenti e vuole, diciamo, utilizzarli a favore, no? Il concetto è quello che noi in Italia abbiamo un enorme patrimonio artistico, forse il più importante al mondo, anzi senza forze, abbiamo una grandissima fragilità, le nostre città
sono le più storiche città, ma possono diventare le città più storiche del futuro. Quindi l'idea è quella di collegare il nostro patrimonio culturale, che è veramente l'azienda numero uno del paese Italia, con l'innovazione. Quindi c'è l'obbligo di innovarsi, se l'Italia vuole rimanere al passo deve appunto innovare, e quale strumento migliore del cinema per proprio attuare questa innovazione, nel senso che per comunicare la cultura, l'arte, appassionare e rendere anche consapevoli i turisti, ma anche i fruitori di tutto quello che è eccellenza in Italia, il messaggio cinematografico è quello che è in grado di dare appunto una comunicazione molto sintetica, emozionale e per immagini, perché ormai siamo abituati a emozionarci con le immagini più che con i testi, anche se amiamo molto i libri. Il cinema è questo, cioè la possibilità di portare un messaggio nel mondo senza barriere. Adesso si ragiona sempre più con parole chiave e proprio in questa giornata si potrebbe anche usare territorio, cultura e cinema. Può essere così? Assolutamente. Io aggiungerei però anche un'altra parola chiave, che è sinergia. Sinergia, collaborazione e capacità di portare avanti progetti in forma collaborativa. Quindi forse la parola che sta più all'interno di queste parole chiave è alleanza. Un'alleanza ovviamente progettuale, un'alleanza che può portare il cinema, che di fatto è anche una collaborazione tra parte tecnica e parte artistica, appunto a produrre il prodotto cinematografico. Come si immagina il cinema nel prossimo futuro? Sì, ma io sentivo prima il produttore che parlava anche di nuove modalità per proporre il prodotto cinematografico. Io però penso anche che ci sia un'evoluzione del consumatore di cinema, cioè il nuovo consumatore. Io penso a un giovane, oggi ovviamente ha in mente anche degli scenari, delle idee che forse non sono le stesse degli anni 60, degli anni 70. Oggi c'è un grande ricerca dell'ambiente, della sostenibilità, temi che sono anche di carattere sociale, ma che però il cinema può riuscire a trasformare in qualche cosa di più magico, di un sogno, senza dimenticarsi della realtà. E quindi cinema come, diciamo, inconscio che viene svelato e decifrato, ma anche il cinema come specchio della realtà. Quindi le due cose che possono convivere. Il cinema, con la profondità analitica e introspettiva che la sua narrazione per immagini è in grado di raccontare, rappresenta oggi più che mai un tassello fondamentale di una evoluzione rivoluzionaria che passa attraverso un modo diverso e multischermo di fruire il prodotto dell'entertainment. Ne abbiamo parlato con il regista Mario Mariani, il produttore e distributore Claudio Bucci e il presidente del Cine Club Vittorio De Sica, Armando Lo Staglio. Fare cinema oggi come ieri rappresenta un momento importantissimo nella vita di ogni artista, sia a livello di attore, a livello di sceneggiatore, scenografo, regista, e al momento, diciamo, specialmente oggi dopo la pandemia, un periodo molto difficile che abbiamo avuto, bisogna avere un po', diciamo, di maggiore attenzione, perché le persone hanno un gran bisogno di divertirsi, hanno un gran bisogno di ritornare a una vita normale. Quindi bisogna offrire in questo momento un cinema più vicino alla gente di quanto normalmente il cinema italiano ha offerto nel corso del tempo passato. Il cinema ha più volte dimostrato di essere un prezioso alleato della promozione del territorio, è così? In linea di massima direi proprio di sì, specialmente in Italia, se si fa riferimento al secondo dopoguerra, alla nascita del realismo, nacque proprio da questa esigenza. Gli studi cinematografici erano stati distrutti dai bombardamenti e si uscì per strada, si girava in strada. Questo però ravvicinava un po', a conferma del discorso che facevo prima, cioè una sciagura grande come la guerra e come è stata di conseguenza la pandemia ha ravvicinato nuovamente la gente al cinema. Quindi è necessario trovare ancora una volta un contatto fra le due realtà.
Claudio, come è cambiato il mondo del cinema e la sua distribuzione? È stato veramente un cambiamento epocale. Devo dire che questo che è successo negli ultimi due anni è un fenomeno inaspettato. In qualche maniera potevamo prevedere un distanziamento da quello che era la sala, dal teatrica, ma sicuramente con tempi molto molto lunghi. Invece la pandemia ha fatto sì che tutto questo sia avvenuto in tempi brevissimi e oggi o siamo capaci veramente di interpretare il cinema in una maniera differente o purtroppo rimarremo indietro. Questa però è anche una grandissima opportunità. Noi in Italia siamo degli artigiani del cinema, sappiamo costruire delle storie bellissime che emozionano, forse non ci avremo i grandissimi effetti dell'America, ma da questo punto di vista per noi nasce una grande opportunità. La grande opportunità diventa anche sul sistema distributivo. Ora certo dobbiamo essere ben attenti a non fare le solite cose, andare su piattaforme, le grandi piattaforme Netflix, Amazon e finire in un cimitero degli elefanti. Si parla di maggiore democrazia, ma è tutt'altro, non c'è assolutamente democrazia, il cinema indipendente rischia di morire. Noi abbiamo creato una nuova piattaforma, cinemagia.online, una piattaforma dedicata al cinema italiano che si potrà vedere soltanto lì, cinema indipendente italiano. Quindi questo è il nostro obiettivo, cercare di dare la cultura al cinema indipendente italiano e trovare uno spazio più internazionale per questo, quindi distribuzione che sta cambiando in tutto il mondo, dove il theatrical non è più l'unica forma, anzi la forma più importante di sostentamento del cinema, oggi cambia attraverso le piattaforme da una parte, ma attraverso i telefonini, attraverso prodotti audio-video che cambiano completamente. Sulla base quindi di queste consapevolezze, come si immagina il cinema nel futuro? Il cinema nel futuro sarà completamente differente, cioè immagino un theatrical che resisterà soltanto quando avrà un'innovazione, quindi immagino che al cinema probabilmente saranno pochi posti, saranno delle sale assolutamente molto comode, potremo mangiare, creeremo un cinema e un theatrical assolutamente differente. Dall'altra parte però mi immagino un cinema che potrà essere visto sui telefonini, in verticale, in orizzontale, un cinema che potrà essere visto sui computer. Oggi chiaramente i puristi della settima arte chiaramente non ridiscono ogni volta che parliamo di questo, ma è un processo inevitabile. Stiamo arrivando ad un cinema con una fruizione che è sicuramente differente, dobbiamo essere in grado di immaginarlo e di immaginarlo un po' prima degli altri. Chiaramente anche per me è un dispiacere non andare in sala, avere poco cinema, ma i dati sono questi, quello che vediamo in questi giorni, il box office è un box office che chiaramente non può permettere quel tipo di sistema che c'è stato fino ad ora. Però questo, se da una parte è un grande dispiacere, sicuramente è una grande difficoltà per il cinema, dall'altra parte può essere un'opportunità. Io penso che noi dobbiamo saper cogliere al volo questa opportunità, tramutarla in occasione e da qui poter creare delle opportunità per i posti di lavoro, per creare l'industria cinematografica italiana in maniera differente, fruibile da tutti, sui telefonini, sugli schermi dei computer, al cinema e in televisione. Ultimamente si pensa alla ripresa sempre per parole chiave, è diventato quasi un linguaggio globale, ma quando si parla anche di parole chiave di ripresa ci deve essere sempre una certa consapevolezza dei punti di forza e delle debolezze anche, perché anche di questo si parla, è certo, così? Certamente, la ripresa delle aperture delle sale cinematografiche è sicuramente un grande evento dopo questi lunghi mesi di chiusura di tutto e il mondo del cinema ne ha risentito particolarmente. La ripresa, come appunto lei diceva, è una parola forse fin troppo abusata, però necessaria, che tutte le attività e quelle dello spettacolo che maggiormente hanno ripreso hanno avuto difficoltà, hanno avuto qualche limite in questa fase, possano essere davvero riprese in tutti i sensi. E il cinema è quella parte soprattutto che sta subendo particolari difficoltà, l'apertura delle sale. Io vengo da una regione dove per esempio su 20 sale soltanto 5 hanno riaperto a maggio, quindi un dato molto preoccupante perché poi le persone sono disabituate all'idea di tornare in sala, ormai con tutti gli strumenti, le piattaforme si crea questo allontanamento, però il cinema si vede soltanto al cinema.